cercherò di sciogliermi mentre vi racconto qualcosa sulla liturgia della parola, sull'ascolto, no? Questo mi avete chiesto. Bene, allora intanto faccio delle premesse. Devo durare circa 40 minuti, vero? Così mi calcolo il tempo, guardo. Si sente poco? Alzo la voce. Si sente? Ecco, provo ad alzare anch'io la voce. Allora, cercherò di non essere tecnico. Questa è la prima cosa che vi prometto. Cercherò di essere un po' narrativo in quello che vi dico. E soprattutto vado subito alla questione, insomma, non sto a fare tanti giri di parole. Vi dico che utilizzerò delle immagini, delle immagini, non delle immagini fotografiche, ma delle cose che uno può visualizzare perché possa risultare più semplice il passaggio, anche per me, per favorire più me. E citerò dei brani della scrittura che ho già inviato a Samuele e quando ve li ritroverete, perché lui ve li girerà, li vedrete così come ve li cito. E, allora sapete che la parola, noi stiamo per celebrare nel giorno di Natale, stiamo per celebrare la parola che si fa carne, che è Gesù Cristo. Quindi quando parliamo di parola dobbiamo subito avere in mente una persona. Non è così facile avere in mente Gesù quando si parla di parola, perché ci vengono in mente tante cose. Ci viene in mente un libro, ci viene in mente qualcuno che legge, ci viene in mente qualcuno che la commenta. Non sto a sottolineare tutti i sentimenti che ad alcuni suscitano tutti questi passaggi, tanto poi siamo tutti sulla stessa barca, li capiamo, non tutti abbiamo lo stesso sentimento quando pensiamo alla parola. Allora, la prima cosa così che vi voglio raccontare è questa. Mi ha colpito diversi anni fa un professore che in seminario ci raccontava di questa, professore di scrittura, ci raccontava di quando il Cardinal Martini, arcivescovo di Milano, in una delle sue prime lettere pastorali, che era incentrata sulla parola, fra l'altro da quella lettera pastorale lì sono iniziati i percorsi sulla parola, i percorsi di Coriano, i primi percorsi di Coriano qui in diocesi da noi. Bene, in questa lettera pastorale lui diceva una cosa che suonava più o meno così. La scrittura, il libro della Genesi, inizia con: in principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Allora Dio disse. Iniziano così quella serie di e Dio disse e poi le cose furono, no? E allora dice la riflessione del Cardinal Martini era questa. La Genesi descrive la potenza creatrice della parola di Dio. Dio dice e le cose sono. Genesi 1:1 e seguenti. Riprendendo appunto questo racconto, il cardinale afferma che se al principio c'era la parola creatrice di Dio, prima del principio c'era il silenzio. C'era il silenzio, che è lo spazio dove la parola di Dio può dispiegarsi. La parola si può udire solo se c'è uno spazio che gli consente la parola di essere udita, e quindi è il silenzio. Quindi il cardinale diceva, prima del principio era il silenzio, riscriveva un po' la Bibbia lui, prima del principio era il silenzio. La parola di Dio dunque è creatrice, e da essa prende vita il mondo e la sua conservazione, come recita il Salmo 39, e il silenzio, che fa spazio alla parola, è molto importante. Quando ho scritto questa cosa stavo per scrivere è importante quanto la parola, non è importante quanto la parola, però lo dico lo stesso perché ci capiamo. Se non c'è il silenzio che ci consente di ascoltare la parola, e allora niente, quella parola rischia di non essere notata. Allora la prima immagine è questa. Spero di non far danni.
spero di non sporcare la chiesa Donnino. Allora, la prima immagine che vi lascio è quella di, della sabbia, e adesso vi spiego anche, anche il perché. Sistemiamo, che l'occhio vuole la sua parte. Noi abbiamo ascoltato in, questo, in questi giorni la presentazione del Battista. Del Battista si dice che è voce di uno che grida nel deserto. Allora mi veniva in mente la sabbia, perché la sabbia richiama un po' il deserto. Deserto in greco si dice eremo, che in genere è quel luogo dove ci si ritrova per meditare la parola. E deserto, il deserto attende una voce, qualcuno che annunci, qualcuno che viene, questo che stiamo sperimentando. Quando sono stato qualche anno fa, diventando prete, i miei cugini americani mi hanno regalato un viaggio negli Stati Uniti, e l'esperienza, una delle esperienze più belle della mia vita e più sconvolgente allo stesso tempo, è stata arrivare al Grand Canyon. Non vi racconto, un altro giorno vi racconto come ci sono arrivato, perché purtroppo abbiamo ammazzato un alce involontariamente, vabbè, l'ho messo sotto. Però ci siamo arrivati, ero con un altro ragazzo di Forlì che era venuto con me, ci siamo arrivati, e quando siamo arrivati al Grand Canyon io ho fatto esperienza del più grande silenzio, di quando si dice che il silenzio è assordante, quando proprio non senti vibrare niente, perché nessun rumore dalla vibrazione, adesso le membrane, non so bene cosa c'è nell'orecchio, insomma, ci siamo capiti. Ho proprio fatto esperienza di questo, come se fossi sordo, perché anche se c'era gente, era talmente grande lo spazio, penso che le onde sonore non avessero nulla contro cui rimbalzare, per cui si creava questo grande silenzio. Allora lì veramente ho avuto quasi un'esperienza mistica, direi. Cioè, ho fatto esperienza del silenzio, per cui ogni parola che veniva detta dopo era pesante, no? Perché rompeva quel silenzio. Allora mi è venuto in mente proprio questo, ascoltando anche nei giorni scorsi la parola del Vangelo. Giovanni è voce che grida nel deserto. Allora, noi forse abbiamo bisogno, siamo un po' deserti, però abbiamo bisogno di creare il deserto che accoglie però questa voce, che accoglie la parola. Allora il silenzio che cos'è? Non vi volevo parlare del silenzio in realtà. Voglio usare il silenzio per parlarvi della preparazione. So che state affrontando un po' le parti della messa, ma secondo me è molto importante legare anche un tempo prima alla messa. Cioè, quando uno arriva in chiesa, fa i riti di introduzione, so che ne avete parlato, e poi ci si siede per ascoltare la parola di Dio, è chiaro, uno si mette lì, si mette in atteggiamento di ascolto, ma questo ascolto è bene che inizi anche prima. Inizi prima preparandolo, dedicando del tempo, creando quell'eremo durante la settimana, quel po' di deserto che inizia a fare spazio all'ascolto della parola. Allora nasce qui un suggerimento. Qualche giorno prima, come succede poi in tante comunità, si può prendere, ed è bene che si prenda in mano, la liturgia della parola della domenica successiva, per poterla leggere, per iniziare lì a creare spazio alla parola, che poi in maniera solenne verrà proclamata durante la messa, durante la liturgia. Adesso vi racconto un altro episodio, forse qualcuno di voi c'era. Quando, forse ancora non ero neanche diacono, Don Enrico Casadio, che era assistente giovani e giovanissimi dell'Azione Cattolica, iniziava ad avere tanti impegni. Allora, non so se ero diacono, vabbè, comunque, venne chiamato a dargli una mano. Quindi per un po', un anno e mezzo, ho fatto la vice assistente, pensate, avete avuto anche un vice assistente, dei giovani e giovanissimi di Azione Cattolica. E al campo di Fontanazzo, non essendoci un prete che tutti i giorni celebrasse la messa, e non sapevamo come fare, chiaro, adesso non mi ricordo se ero diacono, mettiamo che fossi diacono, potevamo tranquillamente fare la liturgia della parola. Però lì abbiamo sperimentato un'altra cosa, abbiamo fatto un'altra scelta con chi, insomma, guidava il campo in quei giorni. Perché non iniziare a vivere la parola celebrata la domenica? Perché non iniziare a vivere la messa della domenica già nei giorni precedenti? Come? Ogni giorno lo dedicavamo a un gesto della messa, una parte della messa.
E adesso io mi sono scritto delle cose per fare un elenco, ma ti dico la verità, non mi ricordo quale giorno avevamo dedicato. Non so, i riti di introduzione, l'atto penitenziale lunedì, al martedì la prima lettura, il salmo, al mercoledì il Vangelo, al giovedì la preghiera dei fedeli, al venerdì le confessioni, sabato i canti, domenica la celebrazione. Allora, è chiaro che non abbiamo celebrato la messa tutti i giorni, ma in realtà l'abbiamo celebrata tutti i giorni, come un anticipo di quella messa che abbiamo vissuto la domenica. E credo che questo lo possiamo fare tutti i giorni nelle nostre case. Se noi iniziamo ad aprire il Vangelo già, non dico dal lunedì, facciamo risuonare anche un po' la parola del giorno prima che è domenica, però già dal martedì, e dedichiamo 5 minuti, no? Io so che nella regola di vita dell'azione cattolica c'è anche l'ascolto della parola durante la settimana. Ecco, in questa regola di vita, se noi ci diamo un po' di fermezza e ascoltiamo, ci vogliono veramente pochi minuti, lì stiamo già celebrando la messa domenicale, come un anticipo, è chiaro, tanto mi capite in quello che voglio dire. E questo credo che sia una cosa molto, molto importante, perché l'ascolto della parola e la liturgia della parola non si improvvisa. È efficace lo stesso, non è che voglio togliere nulla all'ascolto della parola. Se uno entra in chiesa una domenica e non ha fatto tutto quello che ho detto la domenica prima, la messa vale lo stesso, state tranquilli. Però è chiaro che lo spessore diventa un altro, lo spessore diventa tutta un'altra cosa. Per cui io credo che noi abbiamo la possibilità di creare un po' di silenzio, di creare un deserto, dentro cui far parlare prima, preparare quella voce che poi piano piano si dispiega, che è appunto la parola di Dio. E la parola, sapete che è un po' il fondamento di tutto. Adesso poi lo riciterò, ma lo dico adesso. Paolo dice che la fede nasce dall'ascolto della parola, quindi l'annuncio stesso è parola. Noi siamo chiamati a parlare, ad annunciare il Vangelo che è parola. Quindi credo che sia veramente importante coltivare questo rapporto già prima, cercando di fare spazio prima alla parola. Non è una cosa solo nostra, cristiana, della liturgia cristiana, ma l'ascolto privilegiato della parola era già per il popolo, c'era già per il popolo di Israele. Nel libro del Deuteronomio, Deuteronomio 6, 4, 10, e c'è questa frase che è lo Shema Israel, che tutti i giorni un bravo ebreo sentiva e ripeteva: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. E poi il comandamento principale che Dio consegna, ripreso da Gesù, è: ascolta. Nel Vangelo la voce di Dio che si fa udire alla trasfigurazione di Gesù comanda: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Quindi, insomma, l'ascolto occupa un posto principe nella vita di fede della tradizione ebraico-cristiana. Quest'ultimo brano che ho citato è Matteo 17,5. Perché? Perché la sua parola è parola di vita, parola di verità, parola di salvezza. Quindi l'ascolto per questo va preparato e va anticipato, perché Gesù stesso è la parola. Quindi noi nel preparare l'ascolto della parola, in fondo ci predisponiamo ad incontrare Gesù. Non facciamo altro che questo. Quindi preparare con l'ascolto. Adesso entriamo un po' dentro alla messa. Per la messa, pensavo, per entrare dentro alla liturgia della parola, pensavo di proporvi questa
Adesso le spacco. Pensavo di proporvi due immagini. Allora, una cuffia con microfono, quindi non solo la cuffia e basta per ascoltare, ma che ci sia anche un microfono per poter parlare. E poi un leggio. In realtà quello che volevo portare era un trono, ma era difficile portare un trono qui, forse sullo sgabello non ci stava. Allora ho pensato di portare al leggio. Io sono bravo a complicarmi la vita comunque. Perché questi simboli, questi oggetti? Quando a messa arriva il momento della parola, compiamo due gesti. Prima ci mettiamo seduti ad ascoltare la prima lettura, il salmo, nelle feste anche la seconda lettura. E dopo ci alziamo in piedi. Addirittura i nostri fratelli orientali, prima della proclamazione del Vangelo, hanno la figura del diacono che dritto in piedi in maniera solenne grida, e lo vedete nelle liturgie più importanti anche a Roma con il Papa, c'è sempre spesso c'è un fratello orientale che dice state attenti. È chiaro, noi lo facciamo col gesto, stando in piedi. Andando una volta, qualche anno fa, ho fatto un'esperienza in Zimbabwe, mi ha colpito che in questa comunità di suore domenicane di origine tedesca, anche durante il Vangelo si stava seduti, quindi questo non vale probabilmente in tutte le parti del mondo. C'è qualche comunità che forse non si alza in piedi al Vangelo, in genere sì, però si vede che lì usava così. Però questi due momenti secondo me sono da memorizzare, perché la liturgia della parola non è un monolite, non è compatto. In realtà ci sta dicendo, ci sono dei momenti che, se li andiamo a vedere, ci comunicano qualche cosa. La prima cosa che ci comunica è questa, che la liturgia della parola sicuramente è un momento unitario tra ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, è stata la prima lettura, il Salmo, e il Vangelo. Questo doppio movimento ci aiuta a distinguere questi due momenti. Nella prima lettura Dio parla al suo popolo, gli manifesta il mistero dell'amore che salva. C'è nell'Antico Testamento la storia di un popolo e il suo Dio, le promesse future, l'annuncio del Salvatore, anche le malefatte, insomma, tante cose. Insomma, un racconto che dice delle vicende di un popolo, quello di Israele, e il proprio Dio. Dio quindi parla, e una volta che ha parlato però occorre rispondergli. Solo che, essendo la parola di Dio, che parola dice a Dio? Se Dio viene da te, che cosa gli dici? Cioè, non abbiamo parole che siano in grado di rispondere a Dio. Perché ci siano le parole in grado di rispondere a Dio sono le stesse parole di Dio. Infatti Dio ci parla nella prima lettura, c'è tutta la storia del popolo di Israele, eccetera. Noi gli rispondiamo con il Salmo responsoriale, che sono sì parole dell'esperienza del popolo, ma sono parole ispirate. Quindi la qualità di quelle parole è duplice. Ci siamo noi, che ci inseriamo dentro la storia di un popolo, il popolo di Israele, ma quelle parole sono ispirate da Dio stesso. C'è questa qualità ulteriore. Ed è bella questa dinamica, perché se ci pensate, noi chiaramente non ci pensiamo perché viviamo tutto un po' in automatico, ci sediamo, leggiamo, poi avanti uno, avanti l'altro, adesso c'è tutta la cosa, significa il microfono, togli il microfono, passa il microfono, sbagliato, insomma, tutta una serie di cose, ci concentriamo un po' su queste cose. Però se ci pensate, ci sediamo, perché stiamo ascoltando Dio che parla. Dio ha parlato, adesso gli rispondiamo, e poi lui ritorna a parlarci. Bellissimo, perché ci fa capire la liturgia che non è un ascolto tanto per, non è un sentire, tacco una registrazione e via, è un ascolto vivo che ci vuole coinvolgere dentro un dialogo. Questo ascolto vuole creare un dialogo, non è un ascolto to cure, semmai ci sia un ascolto to cure, non è un sentire basta, tanto per sentire, è un ascolto che vuole già nella sua dinamica produrre un dialogo. E credo che sia molto, molto bello, insomma, se
riuscite ad immaginare, no? Se proprio ve lo dite, adesso mi siedo perché Dio mi sta parlando, adesso rispondo, poi magari invece che rispondere il salmo, adesso rispondo, sbagliate a dire. Però se ve lo dite, forse credo che aiuti. Aiuti. E poi c'è la seconda lettura. Io come immagine, come paradigma, in questo momento sto prendendo, come avete capito, la celebrazione domenicale, no? Perché è il giorno per eccellenza del Signore. Poi c'è la seconda lettura, su cui non, più di tanto non mi voglio però soffermare, se non per dire una cosa, che il contanto, capite, no? Voi che siete abituati ad andare a messa, che quella che si raccorda di più con il Vangelo è sempre la prima lettura. E solo in alcuni momenti particolari anche la seconda lettura. Allora perché c'è questa seconda lettura che a volte sembra un po' tra i piedi, no? E vi dico anche a volte la difficoltà nel fare l'omelia, che uno si deve infilare la seconda lettura aggiungendo un altro argomento che non c'entra niente con quello che sta con l'argomento principale. Perché il desiderio del padre conciliari era quello che il popolo potesse avere una ricchezza nel nutrimento, no? Allora la seconda lettura si aggiunge come una ricchezza. Siccome abbiamo detto che la fede nasce dall'ascolto, come si fa a nutrire? Qual è il pane per la nostra fede se non la parola di Dio? E lo dobbiamo prendere come un segno che a volte ci fa far fatica, perché, ripeto, poi conciliare sempre le tematiche di una seconda lettura a volte è un po' impegnativa, si fa fatica, però è proprio questo, l'intento è quello di dare un ulteriore nutrimento, una ricchezza alla liturgia, una ricchezza al popolo. Quindi la seconda lettura rappresenta un po' questo tentativo. E poi ad un certo punto succede che cosa? Succede che un canto irrompe in questo clima che si viene a creare, no? Perché quando ci sediamo, ascoltiamo la parola, il salmista va a leggere, noi rispondiamo, seconda lettura, si crea un certo clima. Allora arriva un canto che irrompe, che è il canto dell'Alleluia, tranne in Quaresima, dove c'è un altro canto, appunto, perché l'Alleluia non si dice, non si canta. Allora qui vi leggo le parole di Papa Francesco, che ha fatto qualche anno fa, visto che lavorate sulla liturgia, nel 2018 Papa Francesco ha fatto delle catechesi proprio sulla messa, sulla liturgia. Allora cito le sue parole. Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella liturgia della parola, della messa, raggiunge il culmine nella proclamazione del Vangelo. Lo precede il canto dell'Alleluia, oppure in Quaresima un'altra acclamazione, con cui l'assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore che sta per parlare nel Vangelo. Come i misteri di Cristo illuminano l'intera rivelazione biblica, così nella liturgia della parola il Vangelo costituisce la luce per comprendere il senso dei testi biblici che lo precedono, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. In effetti, di tutta la Scrittura, come di tutta la celebrazione liturgica, Cristo è il centro e la pienezza. Sempre al centro c'è Gesù Cristo, sempre. Perciò la stessa liturgia distingue il Vangelo dalle altre letture e lo circonda in particolare onore, di particolare onore e venerazione. Infatti, la sua lettura è riservata al ministro ordinato, che termina baciando il libro. Ricordate una delle B dell'anno scorso che ha indicato il Vescovo, era il bacio, questi baci che il sacerdote compie durante la liturgia, tra cui il bacio dell'altare e anche il bacio del libro. E ci si pone in ascolto in piedi e si traccia un segno di croce in fronte, sulla bocca e sul petto. I ceri e l'incenso onorano Cristo, che mediante la lettura evangelica fa risuonare la sua efficace parola. Da questi segni l'assemblea riconosce la presenza di Cristo, che le rivolge la buona notizia, che converte e trasforma. È un discorso diretto quello che avviene, come attestano le acclamazioni con cui si risponde alla proclamazione. Gloria a te, o Signore, e lode a te, o Cristo. Noi ci alziamo per ascoltare il Vangelo. È Cristo che ci parla, lì. E per questo noi stiamo attenti, perché è un colloquio diretto. È il Signore che ci parla. E adesso avete capito per quale motivo avevo scelto il trono. Perché il Vangelo, posto lì, collocato lì, adornato appunto di ceri, nelle cose più solenni, immagino che non tutte le domeniche facciamo così, però nelle celebrazioni più solenni, ceri, l'incenso, tutte le attenzioni particolari che
gli diamo è proprio per sottolineare che lì c'è Cristo. E allora il trono mi serviva proprio per farvi figurare questa cosa. Quando leggiamo il Vangelo sta salendo Cristo. E tutta la parola di Dio, in quel momento, lui prende parola. Antico Testamento, ci sono i profeti, ma di tutta la parola di Dio, in questo momento sta prendendo lui la parola, Gesù Cristo stesso. E allora, adesso ho portato un evangeliario, però la Bibbia, visto che abbiamo un trono, immaginate un trono, mettiamo sul trono. Sul trono i Vangeli, proprio per dire questo, che in tutta la liturgia della parola c'è questa dinamica, no? Parlare a Dio, ascoltarlo, parlare, come le cuffie con il microfono, e poi al centro, a un certo punto, c'è Gesù che prende la parola. Dunque nella messa non leggiamo il Vangelo per sapere come sono andate le cose, ma ascoltiamo il Vangelo per prendere coscienza che ciò che Gesù ha fatto e detto una volta è quella parola viva, è quella parola viva, la parola di Gesù che è nel Vangelo, è viva per arrivare al mio cuore. Per questo ascoltare il Vangelo è tanto importante, col cuore aperto, perché è parola viva, sono sempre le parole del Papa queste. Sant'Agostino dice: la bocca di Cristo è il Vangelo, lui regna in cielo, ma non cessa di parlare sulla terra. Se è vero che nella liturgia Cristo annunzia ancora il Vangelo, ne consegue che partecipando alla messa dobbiamo dargli una risposta. Noi ascoltiamo il Vangelo e dobbiamo dare una risposta nella nostra vita. Noi stiamo per celebrare il Natale. Il Natale è per eccellenza l'occasione in cui noi diciamo che Cristo è quella parola che si fa carne, no? La lettera, il Vangelo di Giovanni. E è chiaro che quella cosa la celebriamo in modo particolare a Natale, ma se ci pensate, tutte le volte che consentiamo alla parola, al Vangelo, di avere posto dentro di noi, non è solo le nostre orecchie, ma di entrare dentro di noi, è lì che si sta facendo carne. Allora tutti i giorni che ascoltiamo la parola possono essere quel Natale in cui celebriamo l'incarnazione, cioè quella parola che si fa carne può diventare veramente tutti i giorni quando noi ascoltiamo la parola del Vangelo. Quindi ascoltare il Vangelo e fare in modo che entri nella nostra vita, che entri nella nostra carne, nelle nostre intenzioni, nelle nostre azioni, è quello Natale. Quindi quando vi chiederanno che giorno è oggi, è Natale. Perché? Perché ho ascoltato la parola e sto cercando di metterla in pratica. Oggi è Natale. No? Quando consentiamo appunto a quella parola di diventare carne nella nostra carne, è veramente Natale. L'accostamento delle tre letture, il Salmo, mette in luce, come vi dicevo, l'unità tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Mette in luce che Gesù è l'atteso, che di lui si parlava già nell'Antico Testamento, che egli è la risposta di Dio al popolo di Israele, ma non solo al popolo di Israele, a tutta l'umanità. Infatti, come dice la seconda lettera ai Corinzi, 2 Corinzi 1:20, tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo. Tutto ciò che Dio ha promesso si è realizzato e divenuto un sì in Gesù Cristo. Il Vangelo allora ha dentro questo spazio di liturgia della parola ha un posto preminente, occupa appunto il posto del trono. L'ultima immagine è un martello. Adesso so che vi metterete a ridere se vi dico subito a cosa associo il martello. Sapete che la liturgia della parola continua. Dove continua la liturgia della parola? Nell'omelia. Continua nell'omelia. Allora, il martello non è per dirci ci diamo delle gran martellate perché adesso c'è l'omelia. La liturgia della parola si arricchisce appunto di un altro, adesso vi dico perché, si arricchisce di un altro momento che è appunto l'omelia, di un sacerdote o di un diacono. Papa Francesco dice ultimamente come vorrei che, lui apre per esempio la predicazione delle donne, e chiaramente non nella liturgia, però comunque auspica che
ogni cristiano possa predicare, probabilmente in maniera più solenne, nella maniera in cui quello lì diventa proprio la voce dell'insegnamento della Chiesa. Forse è anche giusto che siano solo alcuni a farlo, non lo so, per adesso è così. Però ogni cristiano è chiamato, tutto sommato, no? In qualche modo a predicare, no? Ad annunciare, se la predica è anche una sorta di traduzione e di annuncio. E quindi, dicevo appunto che vi presentavo, perché mi sono scritto tutti i passaggi, quindi devo riprendere il rigo. E anche qui voglio citare le parole di Papa Francesco. Lui dice: per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della parola del sacerdote, che dopo il Vangelo tiene l'omelia, raccomandata vivamente dal Concilio Vaticano II come parte della stessa liturgia. L'omelia non è un discorso di circostanza, neppure una catechesi, né una conferenza, neppure una lezione. L'omelia è un'altra cosa. Cos'è l'omelia? È un riprendere quel dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo. No, quello che vi dicevo, la dinamica della liturgia della parola è quella di un dialogo. E il sacerdote non fa altro che far risuonare, sviluppare questo dialogo, affinché trovi compimento nella vita. L'esegesi autentica del Vangelo è la nostra vita santa. Allora vi spiego perché ho scelto il martello. Perché l'omelia appunto non è un modo per spiegare, un modo per istruire, un modo per far catechesi, ma è un modo per aiutare i fedeli, per aiutare il popolo, e si dice il prete mentre la fa aiuta se stesso a fare quella parola. Allora il martello per me era il simbolo di qualcosa che si fa, di qualcosa che costruisce. Quindi l'omelia ci deve aiutare a fare in modo che la parola ci faccia nelle azioni della vita, che la parola si realizzi attraverso noi. La parola del Signore termina la sua corsa facendosi carne in noi, traducendosi in opere, come è avvenuto in Maria e nei Santi. Ricordate quello che ho detto l'ultima volta? No, perché non l'abbiamo sentito. Comunque, la parola del Signore entra dalle orecchie, arriva al cuore e va alle mani, alle opere buone. E anche l'omelia segue la parola del Signore e fa anche questo percorso per aiutarci affinché la parola del Signore arrivi alle mani, passando per il cuore. Poi il Papa fa, e questo ve lo voglio leggere, dice: ma perché lo dice a noi se è una cosa che riguarda i preti e i diaconi in modo particolare? Il Papa a un certo punto, l'aveva detto già in Evangelii Gaudium, ma lo dice anche durante queste catechesi: chi tiene l'omelia deve compiere bene il suo ministero. Colui che predica, il sacerdote o il diacono o il vescovo, offrendo un reale servizio a tutti coloro che partecipano alla messa, ma anche quanti l'ascoltano devono fare la loro parte, anzitutto prestando debita attenzione, assumendo cioè le giuste disposizioni interiori, senza pretese soggettive, sapendo che ogni predicatore ha pregi e limiti. Se a volte c'è motivo di annoiarsi per l'omelia lunga, o non centrata, o incomprensibile, altre volte è invece il pregiudizio a fare da ostacolo. E chi fa l'omelia deve essere conscio che non sta facendo una cosa propria, sta predicando, dando voce a Gesù, sta predicando la parola di Gesù. E l'omelia deve essere ben preparata, deve essere breve, breve, dice due volte il Papa. Mi diceva un sacerdote che una volta era andato in un'altra città dove abitavano i genitori e il papà gli aveva detto: tu sai, sono contento perché con i miei amici abbiamo trovato una chiesa dove si fa la messa senza omelia. Penso che abbiamo sentito tutti, no? Quindi fa la corsa a misurare le omelie dei preti e poi si fissano lì, prenotano il banco la domenica prima per la domenica dopo. E quante volte noi vediamo che nell'omelia alcuni si addormentano, altri chiacchierano o escono fuori a fumare una sigaretta. Adesso forse così non succede da noi. Per questo, per favore, che sia breve l'omelia, ma che sia ben preparata. E come si prepara un'omelia, cari sacerdoti, diaconi, vescovi? Come si prepara? Con la preghiera, con lo studio della parola di Dio e facendo una sintesi chiara e breve. Non deve andare oltre 10 minuti, per favore. Concludendo, possiamo dire che nella liturgia della parola
attraverso il Vangelo e l'omelia, Dio dialoga con il suo popolo, il quale lo ascolta con attenzione e venerazione e allo stesso tempo lo riconosce presente e operante. Se dunque ci mettiamo in ascolto della buona notizia, da essa saremo convertiti e trasformati, pertanto capaci di cambiare noi stessi e il mondo. Perché? Perché la buona notizia, la parola di Dio, entra dalle orecchie, va al cuore e arriva alle mani per fare delle opere buone. Perché vi ho letto anche questa parte che in fondo riguarda i sacerdoti? Intanto perché c'è il pezzettino che riguarda chi deve ascoltare senza pregiudizio. E lì, mentre non stiamo celebrando, anche io mi capita ogni tanto di andare a qualche messa, la messa iniziata, partecipo come comune fedele e devo cercare di sospendere ogni giudizio, insomma, evitare di commentare più il contorno, magari sintonizzarmi anche sul tentativo buono che ognuno fa di dar seguito alla parola di Dio con le proprie parole. Ma perché, così chiudo anche un po' il cerchio di qua, da dove sono partito, perché qui c'è un riferimento anche alla preparazione. E io vi ho detto che la liturgia della parola inizia con la preparazione. Tecnicamente no, però se pensate che l'omelia inizia preparandola, anche noi che ascoltiamo la parola dobbiamo iniziare da quel momento. Allora mi veniva un suggerimento a voi che siete comunque laici impegnati. Perché? Perché non andare dal proprio prete e proporgli di leggere insieme la parola? Io vedo che ho l'occasione in quest'ultimo periodo di farlo spesso con i ragazzi che vivono lì a Pieve Acquedotto. E questo mi aiuta perché poi abbiamo concluso, si concluderà domani questo piccolo percorso, il secondo anno, partito anche da un desiderio di qualcuno dell'Azione Cattolica nell'anno scorso di fare i podcast, quindi riflessioni di giovani sul Vangelo che poi venivano proposti ad altri giovani. E vedo che mi aiuta tantissimo. A parte che preparo già subito l'omelia lunedì, perché ci incontriamo lunedì. E poi perché la parola di Dio ha veramente significati infiniti. Perché la parola di Dio assume significato con l'incontro con le persone. E quindi ogni persona, moltiplicatela per tutte le cose che dice la parola di Dio, pensate un po' quante cose si possono ricavare. La parola di Dio prende senso e prende vita dall'incontro con le persone, perché è parola viva. Allora, perché non proporre voi, ai vostri preti, ogni tanto, leggiamo la parola insieme. Ci vogliono 5 minuti leggere il Vangelo della domenica, in modo particolare il Vangelo magari. E poi 2 sensazioni, no? Quello che, oppure avendola letta, perché non scrivergli anche un messaggio? Se la parola domenica prossima mi dice che. Questo credo che sia un aiuto per i preti, e un aiuto per noi. E poi realizza un'altra cosa importante che è fondamentale nella liturgia. La liturgia non è celebrazione di un singolo, immagino l'abbiate detto, no? La liturgia è la celebrazione di un popolo, è un'azione pubblica, e va fatta insieme. L'ascolto della parola, è chiaro che Dio parla a me, parla a Filippo, parla a Samuele, parla ad Augusto, parla a Irene, parla a tutti singolarmente, ad ognuno di noi dice qualcosa in particolare, ma Dio intessa un dialogo anche con il popolo. E dov'è che si riconosce il popolo? Nel vivere le cose assieme. Noi siamo Chiesa. Allora penso che poter dare questa possibilità anche, perché credo che sia una possibilità, poter dare una possibilità anche ai nostri preti, ai nostri parroci, i vostri, io sono parroco di me stesso, di condividere, credo che realizzi lì in quel momento già una piccola liturgia, perché è un'azione pubblica, non è un'azione in solitario, non sono io da solo. E basta, per quanto possa essere bello e significativo, Gesù lo dice, no? Nel segreto della vostra camera uno può pregare, ascoltare la parola, però noi siamo Chiesa. Allora questo secondo me può aiutarci. L'ascolto della parola è una cosa bella, una cosa complessa,
che non vuol dire necessariamente complicata, complessa perché tiene conto di tante cose, tiene conto della preparazione, tiene conto di alcuni momenti, tiene conto di un centro che è Gesù, tiene conto del fatto che parla a noi ma parla al suo popolo, tiene conto che vuole intessere un dialogo. È complessa in questo senso perché ci sono tanti elementi di cui tener conto. Io direi che ho finito qui. È stato breve, è stato 40 minuti precisi, anzi 39 minuti. Augusto, fai una domanda. No, no, non interrompiamo il clima. Io vi faccio gli auguri di Buon Natale. Tanto voi farete un po' di condivisione, immagino, no? Allora, io vi le lascio qui queste cose. Non vi fregate.